Io e Andrea ci siamo conosciuti qualche anno fa. Settembre 2016 Settembre 2016, a ma io Ravis. l'ho conosciuto come storico, perché lui, oltre ad essere musicista, è anche uno storico, e mi ha dato una mano nell'allestimento di uno spettacolo sulla Prima Guerra Mondiale. E ci siamo conosciuti così, quindi in maniera molto sobria, Sì, devo poi dire, molto anche altri seria. progetti dove sempre collaboravamo così, lei la regia, io le ricerche storiche. E poi quest'anno, in realtà proprio durante il periodo del lockdown, in realtà lui mi ha mandato ad ascoltare dei pezzi di musica che aveva composto, che poi tra l'altro utilizzeremo su un altro progetto. Però io ascoltando quei testi ho detto, cavoli, forse potremmo fare una cosa assieme. Io avevo voglia di lavorare su Frankenstein, un po' per la storia che racconto dentro, insomma, che è una mia storia personale legata a quel libro, e mi piaceva pensare che ci fossero delle sonorità di questo tipo. Così l'ho chiamato e prima appunto ognuno nelle proprie casette abbiamo iniziato a pensare e a strutturare e da qua è nato questo primo progetto assieme che però appunto non sarà il solo. Ce ne sono tanti, credo che Frankenstein sia un romanzo che abbia per me tanti spunti di riflessione, c'è sicuramente l'idea della potenza della presunta potenza dell'uomo sulla natura e dei danni e delle conseguenze, c'è l'idea della creazione, della creatività, dell'essere generatore o generatrice di qualcosa, che è sicuramente un altro dei temi che bisognerebbe riportare a galla, e c'è il tema della paura della morte, per quello che mi riguarda, che è una qualcosa che appartiene all'essere umano, il fatto di dover sconfiggere quel confine e che mi riguardava molto in quel periodo, quando appunto non stavo proprio bene, e quindi mi toccavano queste tematiche e come appunto racconto c'è poi un tema molto che adesso invece che sono adulta ritengo ancora più vicino a me e c'è il tema del femminile perché chiaramente Mary Shelley è una figura che è stata completamente schiacciata dalla sua creatura. Cioè noi tutti conosciamo Frankenstein, di sicuro confondiamo, pensiamo che sia il Confondiamo, mostro, esatto, confondiamo. però io credo che posso andare in qualunque luogo e qualcuno dirà sì, lo so. Chi sia Mary Shelley è praticamente sconosciuto se uno non ha un minimo di cultura ed è una donna con una vita straordinaria, molto triste, molto abbandonata a se stessa e diciamo tramite Frankenstein sono arrivata a lei a conoscere quello che ci sta dietro di lei e per quanto fossimo 200 anni fa, insomma, sono quelle cose che dice non è che poi è cambiato completamente tutto quanto quello che lei racconta si può riscontrare ancora adesso, quindi mi sembrava molto giusto poter raccontare questa storia. Sì, adesso il teatro va via web, questa è la condizione che dobbiamo vivere in questo 2020. È una possibilità adesso, la possibilità di non fermarsi, perché eravamo ripartiti, in qualche modo ci avevamo anche creduto, forse appunto a febbraio-marzo è arrivata un'onda che non ci ha congelati lì dove stavamo, però questa volta qua con l'estate i progetti erano ripartiti, le idee si erano rimesse in moto e il fatto di fermarsi è una condizione che anche per chi fa poi il nostro mestiere diventa depressivo, diventa demoralizzante, perché è come se fosse una frenata e ti rischi di andarti a schiantare contro un muro. Quindi per me è stato utile e tra l'altro è stato anche bello che si siano messe proprio in moto delle forze di partecipazione, di coesione per riuscire a permettere che questa cosa accadesse. Quindi sicuramente ci sono state delle azioni positive. Detto questo, non ha niente a che vedere con con lo stare sul palcoscenico, manca completamente la dimensione di contatto Di di tensione, tensione. noi quando avevamo fatto il debutto a Meano, cioè per me era, come ripeto, una nuova esperienza, proprio quella tensione dentro che poi scarichi nel momento dello spettacolo. Qua è molto freddo, è quasi una dimensione da studio di registrazione, dove arrivi, esegui, sei creativo, però sei comunque in una condizione, in una zona di comfort che ti permette di dire sperimentiamo anche, quindi secondo me c'è anche un aspetto di tipo, cioè un aspetto positivo all'interno di questa esperienza, perché permette comunque di lavorare sui progetti anche in un altro modo. La dimensione digitale, la dimensione online è un'occasione secondo me anche per avvicinare forse anche altri utenti al teatro. Cioè, nel senso che per me è un mondo, io mi sono avvicinato da storico, appunto come si diceva prima, quindi ci sono entrato dentro quasi per caso, magari anche in una dimensione di questo tipo,
qualcuno che magari sai, dice vabbè, prima uno poteva dire sono pigro, non vado alle 8:30 al teatro, qua sono online. Però sono più sulla linea di Maura, nel senso che abbiamo dovuto, cosa abbiamo dovuto fare per sopravvivere? Ci siamo dovuti adattare. E secondo me tipico dell'essere umano. Tipico dell'essere umano. E ci siamo adattati bene e all'interno di questo contesto siamo riusciti comunque a trovare un nostro spazio, ma anche, diciamo, guardare il positivo, secondo me. Però è una questione che secondo me è legata a questo periodo. Poi lo si può riprendere in modalità diverse, secondo me, perché ormai la gente si è abituata forse anche un po' a questa cosa che ci siano le versioni anche digitali, magari in una maniera diversa, però manca completamente. Sì.